Passione, fiducia, solidarietà, resilienza sono i gioielli preziosi del forziere di Confidimpresa Abruzzo da 60 anni a garanzia delle imprese medie, piccole e micro, come anche degli artigiani e, sempre di più, degli agricoltori. La controgaranzia è l'ingrediente principale per una mutualità efficace e di successo e la crescita di Confidimpresa Abruzzo ne è evidente dimostrazione. Un successo tutto da festeggiare, ma anche da raccontare come è stato fatto nel corso della celebrazione del 60° anniversario che si è tenuta al Polo Fieristico d'Abruzzo di Lanciano. Nell'occasione sono state anche consegnate targhe e onorificenze a 5 soci storici di Confidimpresa Abruzzo: Nicolò Pasquini, Angelo Maria Di Giulio, Rossella Di Carlo, Davide Scutti, Corrado Ciccone. Introdotto sul palco dalla giornalista Gioia Salvatore, ha fatto gli onori di casa Fabrizio Bomba, presidente Confidimpresa Abruzzo. Oggi il Confidimpresa Abruzzo è una realtà consolidata grazie anche e soprattutto a chi ci ha creduto nell'arco di questi 60 anni. Il Confidimpresa Abruzzo rappresenta per il tessuto produttivo, per le realtà locali e non solo, perché comunque ricordo che il Confidi può interagire e intervenire non solo a livello regionale ma su tutto il territorio nazionale. È uno strumento finanziario, potremmo definirlo così, o comunemente una prestazione di garanzia, una copertura in più per quanto riguarda gli associati, perché per usufruire della garanzia bisogna essere associati. Qual è la cosa bella? La mutualità è che queste 7 persone che si mettono insieme firmando ognuna per l'altro, controgarantendosi e moltiplicandosi, oggi siamo arrivati agli oltre 1500 soci. E questa moltiplicazione che oggi consolida e oggi ci fa stare qua tutti quanti insieme a festeggiare questo 60°. Questo avere fiducia negli altri, colleghi anche o anche competitor se vogliamo, è una particolarità. Sì, infatti questo è veramente, poi io sono piuttosto sensibile, ecco, davanti a queste cose, ma soprattutto davanti al racconto degli associati che da tanti anni sono iscritti. Confidi, perché ripeto, ci tengo a metterlo in evidenza, non segue solo la piccola e media industria e gli artigiani, ma c'è anche la parte agricoltura, il settore agricoltura, e quindi devo dire che ci siamo avvicinati tantissimo anche a questo mondo, perché comunque voi sapete benissimo quello che sta succedendo soprattutto in questa stagione della peronospora, quindi buona parte del raccolto sarà compromesso e anche qui stiamo intervenendo come Confidi. Cos'è FEDART Fidi? FEDART Fidi è l'associazione di rappresentanza dei Confidi, abbiamo 13 strutture vigilate, 60 minori, il 70% delle garanzie fatte dal mondo privato per aiutare le imprese ad accedere al credito, 650.000 imprese socie dei nostri Confidi. Ci occupiamo di difendere i Confidi e le imprese, soprattutto in questa fase di mercato particolare, fare in modo che le condizioni di accesso al credito siano quanto più facili e semplici per le imprese che, soprattutto artigiane, rappresentiamo. Noi siamo l'emanazione unica di Casa Artigiani, Confartigianato CNA, rappresentiamo tutto il mondo artigiano d'Italia. Oggi festeggiamo 60 anni di questa cooperativa magnifica che ha portato avanti le esigenze, le necessità, ha esaudito i bisogni delle imprese. Ahimè, veniamo da un periodo straordinario che è diventato quasi permanente. Quello che c'è da fare in una fase dove si alzano molti tassi, si inizia ad avere qualche segnale di rallentamento dell'economia, è continuare ad avere, dare garanzie per far sì che le imprese non abbiano dei tassi enormi, in taluni casi possano addirittura accedere al credito. Siamo in una fase di mercato dove il credito scende, non scende per tutti allo stesso modo. Le banche hanno più semplicità a rinunciare al credito alle piccole imprese piccole, quindi dobbiamo fare di più. È chiaro che oramai il mondo dei Confidi ha un'attività complementare a quella anche del Fondo Centrale di Garanzia dello Stato e delle agevolazioni pubbliche in generale,
dobbiamo essere l'elemento, l'enzima che porta l'aiuto dove l'impresa ha bisogno. Vorrei capire anche dove sta andando il credito e qual è l'evoluzione possibile, se c'è naturalmente una evoluzione possibile o se bisogna cercare invece l'impossibile. No, diciamo, siamo qui per fare sistema con il territorio. Uno strumento che noi amministriamo è il fondo di garanzia che mettiamo a disposizione delle piccole e medie imprese, quelle che hanno magari maggiori problematicità nell'accedere al credito. Si collabora con gli istituti di credito, con i confidi del territorio, come qui a Lanciano. Diciamo che dovrebbero essere confermate nel prossimo futuro, per cui dal 2024, le misure attuali. C'è stato un confronto tra il MIMIT e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e pertanto penso proprio che per l'inizio del prossimo anno ci siano, diciamo, delle situazioni di continuità per consentire appunto questo supporto nell'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Poi noi come Medio Credito Centrale siamo presenti qui in Abruzzo con 65 filiali della Banca del Mezzogiorno, che è l'ex Banca Popolare di Bari, per cui anche dal punto di vista anche della finanza non agevolata siamo vicini a questo territorio e daremo sicuramente tutta l'attenzione che meritano le imprese di questo territorio. Faccio una domanda provocatoria: le banche sono amiche delle imprese? Ma le banche dovrebbero essere amiche delle imprese, penso che in diverse situazioni lo siano. Diciamo che non bisogna perdere quel collegamento con la realtà, cioè la finanza è uno strumento che aiuta a sviluppare le capacità dell'essere umano nel raggiungere i propri obiettivi. È uno strumento, non è un fine. Mi sembra che comunque un'attenzione particolare ci sia. È un momento un po' travagliato, abbiamo visto che è decrementato l'accesso al credito, diciamo, nell'ultimo periodo, negli ultimi due mesi, tra il 3 e il 4% di decremento, diciamo, di importi finanziati. Noi ci siamo, aiuteremo il sistema bancario con la finalità ultima di garantire l'accesso alle piccole e medie imprese concretizzando una politica che è quella governativa, ed è una politica governativa, diciamo, che parte da lontano. Dobbiamo fare sistema a prescindere dai ruoli che si rivestono, proprio nell'interesse delle persone e del nostro territorio, partendo dai piccoli imprenditori che creano lavoro, ricchezza, che devono essere supportati, specie in momenti critici. Come si può innovare questo fronte che aiuta i cittadini, le persone, le imprese, gli artigiani, gli agricoltori a non solo a non soccombere, ma anzi a farsi avanti? Il sistema dei confidi è un elemento essenziale nella politica in generale creditizia a livello territoriale, come penso si sappia, grazie alla sua capacità di garantire, di offrire garanzie alle piccole e micro imprese artigiane e anche la possibilità che alcuni di questi confidi hanno di erogare credito diretto. E proviene da un periodo in cui ha subito forte stress perché la crisi pandemica ha determinato ad esempio un ingresso pesante del settore pubblico nel settore delle garanzie, che in qualche modo ha spiazzato il settore privato, ma ha determinato anche un cambiamento di regole a livello europeo dal quale adesso bisogna rientrare e bisogna vedere verso quali scenari vogliamo andare. La Lega, in particolare con il sottosegretario Bitonci, è impegnata nello scrivere nuove regole con tutte le associazioni dei confidi, è impegnata nello scrivere nuove regole per lo scenario che si presenta, essendoci un generale consenso sul fatto che le regole precedenti a questo grosso shock determinato dalla crisi non erano particolarmente efficienti. Il settore dell'artigianato merita di essere sostenuto, è un settore determinante anche per l'identità culturale del nostro paese, oltre che per l'economia, ed è un settore nel quale non possiamo rischiare di perdere competenze. Parte del nostro successo dipenderà da come riusciremo a configurare il sistema dei confidi per i decenni a venire. Le previsioni economiche, insomma, sono basate naturalmente sempre su dati, su numeri, su cose apparentemente certe, poi arriva talvolta l'elemento incertezza che destabilizza un po' tutti. Le previsioni di crescita sono ritoccate un po' più a ribasso. Come mai non si riesce a prevedere quello che
accade concretamente? Quali sono i pericoli, quali sono gli elementi sorpresa più pericolosi? Ma allora, la vita umana è caratterizzata dall'incertezza e quindi anche l'attività economica, come tutte le attività umane, ha dei margini di incertezza. È vero, siamo le previsioni macroeconomiche, qui ci spostiamo nell'ambito della macroeconomia, dal territorio diciamo andiamo al risultato di tutti i territori, sono state riviste leggermente al ribasso. Questa è la conseguenza attesa di un fenomeno parzialmente inatteso, cioè la recessione dei nostri principali partner europei, che a sua volta dipende da eventi anche di natura geopolitica. In questo momento noi vediamo che i nostri partner europei del nord, la Germania in particolare, scontano, come dire, il lato negativo di aver fatto delle politiche industriali, in particolare politica energetica, diciamo a senso unico. L'eccessiva fiducia nelle forniture di gas a buon mercato da parte della Russia, il concentrarsi solo su quel tipo di approvvigionamento, talvolta ostacolando anche i tentativi di altri paesi come l'Italia di percorrere altre strade, come per esempio quella del gasdotto EastMed, che ci avrebbe messo in connessione con i giacimenti che si trovano fra Cipro e il Medio Oriente, e adesso comporta un problema, perché come dicono in finanza non si devono mettere tutte le uova nello stesso paniere, perché se poi il paniere cade si rompono tutte, non ci si deve attaccare a un unico tubo del gas, perché poi se si buca l'economia si ferma. Però è uno shock che supereremo, e in ogni caso resta il fatto che l'economia italiana ha fondamentali solidi. La manovra che è stata fatta è una manovra di prudenza, che sta acquistando la fiducia dei mercati. Io credo che, nonostante queste revisioni al ribasso, le prospettive per l'economia italiana rimangano tutto sommato migliori di quelle di tanti altri paesi europei. Per la finanziaria regionale certamente l'Europa, e quindi la nuova programmazione europea, sarà un punto di forza, perché nel documento di programmazione economica e finanziaria della regione la FIRA è stata individuata come organismo intermedio. Questo in poche parole significa che una parte considerevole della nuova programmazione comunitaria, il 21-27, che è cominciata nelle scorse settimane come i primi bandi per il sostegno alla competitività delle imprese, vedrà la FIRA come protagonista sia nella redazione ma anche nell'articolazione e nella gestione del bando nel suo complesso. Parliamo ovviamente dei bandi che usciranno nei prossimi anni. Complessivamente dovremmo gestire circa 500 milioni di euro su oltre 1 miliardo di programmazione europea. Questo per dire che la FIRA non solo avrà un ruolo importante, ma dovrà essere intelligente e brava a costruire questa responsabilità insieme con le imprese, perché i bandi vanno costruiti attraverso le indicazioni che loro ci daranno, perché oggi è fondamentale non solo creare delle opportunità che rispondono alle loro esigenze, ma farli in tempi rapidissimi. Ci sono una serie di problemi. Io sono per esempio molto contrariato rispetto alla direttiva Green, perché certe scelte, se vengono imposte, non solo non riescono a essere recepite, parlo ovviamente sia di pubblica opinione ma anche di imprese, ma si traducono paradossalmente non in uno strumento di sviluppo ma in uno strumento che va nella direzione contraria. Nel convegno ho citato il cluster del packaging dell'Emilia Romagna, che è il cluster più importante in Europa, che oggi paradossalmente, con le nuove impostazioni delle norme comunitarie, vive una grande difficoltà, perché si sta sobbaccando un onere in termini di costi altissimo che non può scaricare sui clienti. Questo ovviamente a vantaggio dei concorrenti statunitensi o cinesi. E cioè, se le norme europee favoriscono altri imprenditori, imprenditori che operano in altri contesti, andiamo in una direzione contraria rispetto a quella dello sviluppo. Ricordo che invece la programmazione europea, per come era stata articolata, vedeva il sistema delle PMI, soprattutto sul 21-27, avere un ruolo centrale.